Ciao da Alex Onofri, in questo video vi parlerò un pochino delle mie origini, proprio delle origini di base, perché spesso mi chiedete: ma da dove prendi le tue conoscenze? Come hai iniziato? Che corsa hai fatto? Che formazione hai avuto? Beh, fondamentalmente, come noterete tra un attimo, vi farò vedere proprio da quali libri ho iniziato e come ho iniziato. Anzi, li prendo subito. Eccoli qua. Poi ve li farò vedere uno ad uno. Se ti interessa accedere a tutti i miei contenuti quotidiani, aggiungimi a Facebook. Trovi il link nella descrizione del video. Qui sotto troverai pure dei link da cliccare per andare alla pagina con la lista di tutti i miei contenuti gratuiti. Praticamente la mia esperienza, le mie capacità, le mie conoscenze, le mie tecniche e tutto il mio lavoro, la mia passione, il mio training deriva dall'esperienza sul campo. Non significa che zappavo la terra, cioè che facevo l'agricoltore. Ma sul campo intendo l'esperienza pratica, sul campo di vita, sul campo reale, con le persone. Dato che sono una persona molto, molto, moltissimo curiosa, e vedrete anche dai tipi di libri che vi farò vedere, non ve lo voglio svelare prima, quello che mi è sempre piaciuto è capire me stesso, capire gli altri, capire come certe dinamiche vanno a funzionare, capire come, non lo so, ottenere qualcosa da qualcuno, che quel qualcuno possiamo essere anche noi stessi, eccetera. Vabbè, non sono perfetto, questo lo so. E quindi, che dire, da dove sono iniziato? Da dove ho iniziato? Da dove sono partito? Allora, praticamente sono partito dalle librerie, dalla libreria della mia città. E perché dalla libreria? Perché una volta, cioè io non sono giovanissimo, quasi 20 anni fa, quando ho iniziato, non esisteva internet come ora. Qualcuno iniziava ad avere internet, ma io parlo del 96-97, 1996-1997, ancora le persone non andavano in internet. Il computer ce l'aveva una persona su 50, e forse, vabbè, qualcuno di più, però no, più o meno. E quindi non c'era internet, non c'era tutta questa cultura, social network, la gente non aveva il cellulare e quindi non c'era tutta questa informazione sociale tra persone che si connettevano. Io mi ricordo che acquistavo dei libri o delle riviste e poi per contattare altre persone con i miei interessi dovevo inviare delle lettere cartacee. Immaginate comunicare con qualcuno con delle lettere scritte a mano, proprio cartacee, perché aveva malapena la macchina da scrivere. Quindi immaginate quanto era difficile informarsi una volta. Il bello di questa difficoltà era che i pochissimi che iniziavano ad informarsi su qualcosa erano davvero gli unici a sapere quelle cose. Allora, la mia, tra virgolette, formazione, perché vedrete che non inizia con cose che voi vi immaginate, appunto deriva nei primi passi dalla, come possiamo chiamarla? Adesso non voglio dire una parola strana, però dalla parapsicologia, ossia tutto ciò che non è neanche, non soltanto non è scienza, ma non è neanche psicologia, è parapsicologia, ossia una psicologia occulta, una psicologia un po', ma no, un po', diciamo così, magica. Allora, praticamente io già dalle scuole medie iniziavo a comprare dei libri un pochino strani su come, che ne so, il potere delle piramidi, il potere della radiestesia, ovvero il pendolino, che poi ho scoperto che è la cosa più scientifica che leggevo, anche se mi sembrava la cosa più magica, e tutte queste cose qua. Ho letto anche qualcosa sui tarocchi, sulle carte, su tutta questa roba qua. Ero un grandissimo appassionato di viaggi astrali, ho una decina di libri, credo, sui viaggi astrali, soltanto che ho abbandonato questo mondo perché non vedevo risultati. E so che è una cosa molto bella, e praticamente quando molti di voi neanche erano nati, io già leggevo questa roba qui, cioè parlo per i più giovanissimi. Quindi non venitemi a dire che comunque è roba bella, eccetera, perché già lo so, io ero il primo appassionato,
però non vedevo risultati, cioè non vedevo un qualcosa che mi portasse una certa verifica. Quindi noi possiamo anche credere e renderci curiosi su qualcosa, però se poi non riusciamo a verificare niente, e vi assicuro che ho sperimentato quasi di tutto, praticamente poi questa cosa viene lasciata. Però ora vi porto come esempio un libro che è, diciamo, che mostra la mia ultima fase in cui c'è l'ultima fase, diciamo così, parapsicologica, che mi ha fatto leggermente avvicinare poi a tutto quello che faccio adesso, che è, no, elementi di psicologia, comunicazione, miglioramento personale, strategie, tecniche, mentalità, tutta questa roba che trovi in questo video e in altri canali. Allora, ovviamente non sono libri che io vi consiglio assolutamente, allora, molti saranno fuori commercio e li troverete soltanto nelle bancarelle dell'usato, ma forse neanche lì. Comunque non sono libri che vi consiglio, assolutamente non ve ne consiglio neanche mezzo di questi, perché sono solo una cosa da cui io ho preso degli spunti, una crescita tra virgolette, nel senso che sono cose che io poi ho eliminato nel tempo e che mi hanno portato dove sono adesso, però che non incidono minimamente su quello che io ora insegno, eccetera. Però per farvi capire qual è proprio la mia base, anzi prima delle mie basi, è uno dei libri che vi porto, che addirittura mi fu regalato, perché ero interessato a queste cose, nel 94. C'è scritto, no, il mio nome è 1994, regalatomi addirittura da mia madre, questa è la sua calligrafia. Era I segreti poteri del superconscio, che dovrebbe essere il super inconscio, una cosa simile, non dovrebbe essere praticamente. E questo libro vi insegnava, appoggio un attimo, per dire, questo libro insegnava dei superpoteri, quindi a leggere la mente degli altri, la telepatia, la psicocinesi, quindi spostare gli oggetti, o telecinesi che si voglia chiamare, il, non so, vedere a occhi chiusi delle cose, insomma tutta questa roba magica che ovviamente mi vedeva un pochino scettico, giustamente, da cui non ho mai ottenuto risultati, purtroppo, perché a me piacevano queste cose, e però facevano, diciamo così, io ero molto curioso su questi elementi, ancora sono curioso, mi piacerebbe a tutti, no? Spostare gli oggetti con la mente, soprattutto per quelli un po' pigri come ero io. Ora qua non trovo non trovo un indice, però per farvi capire che eccolo l'indice, per farvi capire da che roba sono partito. Allora, l'indice parla del cervello, la forza del pensiero, il miracolo uomo, insomma, vabbè. Poi la scienza del sesto senso, cioè immaginate, il sesto senso è un dono gratuito, il potere magico del sesto senso, controllo cosciente del superconscio, cioè per dire, insomma, sviluppare la forza interna, il potere magico del pensiero creativo, il, non so, insomma tutta roba strana, come far apparire immagini mentali, insomma era tutto visto come qualcosa di immagino, di magico, quindi come spostare la materia, come per vedere il futuro, che se lo sapevo non diventavo così strano, no, sto scherzando. Poi alla scoperta della facoltà di guarire, cioè praticamente volevo diventare una specie di super mega santone magico che volava, vabbè, insomma, quindi questo è stato uno dei primi libri con cui io ho iniziato, ma uno dei primi libri che già parlava almeno della mente, del subconscio, del come migliorarci, del come sviluppare alcune nostre strategie, e già ci avvicinavamo più o meno, molto più o meno, anzi poco più o meno, a quello che sono state poi le fasi successive, perché i libri precedenti a questo erano il viaggio astrale, come usare il pendolino,
come, non so, mantenere i cibi con la forza delle piramidi magiche, insomma tutte queste cose qua, cioè, ognuno c'ha la sua storia. Poi, libro del passaggio successivo, e già qui ci avviciniamo molto rapidamente a quello che faccio, però adesso vi devo fare delle insomma, vi devo dire un po' di cose su questa affermazione. Un libro successivo, e qui parliamo già del, non so, parleremo del 96 probabilmente, è questo qua, Guarire con l'ipnosi, terapia sotto ipnosi, ipnotizzabilità, il rilassamento, la tecnica dell'ipnosi, esperienza vissuta e il risveglio. Beh, era una cosa abbastanza scientifica, perché all'interno parlava di alcuni script, degli schemi per indurre questa ipnosi, quindi fondamentalmente era abbastanza scientifico, perché poi l'ipnosi è una scienza medica, e soltanto che non mi è mai servito a niente. Per quale motivo? Perché erano soltanto delle frasi che tu dovevi leggere, cioè praticamente, ve ne leggo una a caso: adesso toccherò il suo braccio sinistro e lo colpirò leggermente, può sentire questo? Bene. Adesso, mentre io continuo a colpirlo dolcemente e lentamente, noti come lei sta gradualmente lasciando svanire la sensazione del tocco. Vabbè, insomma, tutta questa roba qui che te puoi inventare senza leggerti 245 pagine di libro. Però diciamo che era una cosa meno psicomagica, ok? Anche se poi era praticamente inutile, e soprattutto quello che volevo dirvi, io avevo preso questo libro perché derivava da qualcosa di psicomagico, appunto, cioè di parapsicologico. Per me l'ipnosi era considerata una cosa magica, una cosa miracolosa, una cosa strana, una cosa occulta. Quindi già da lì iniziavo a capire che c'era questo rapporto tra il linguaggio, la mente, si poteva agire sulle menti degli altri, quindi anche sulla propria mente, insomma tutte queste cose qua. Il successivo libro che vi faccio vedere, e già qui ci avviciniamo molto 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 a quello che faccio anche adesso, è questo libro qua. Ah, ripeto, non sono libri che, mi dispiace per gli autori, però io dico quello che penso, non sono libri che vi consiglio assolutamente, perché non hanno alcuna utilità, purtroppo. Il prossimo libro è questo qua, ora lo vedrete probabilmente a rovescio, non so come questa telecamera, ma Leggere negli occhi. E già quando vidi questo libro in libreria esplosi in un tripudio di... no, sto scherzando ovviamente, però fui meravigliato. Leggere negli occhi, come capire il carattere, le emozioni e la salute di una persona dall'esame dei suoi occhi. Cioè, guardate che figata. Ho detto, ammazza, qui imparo tutto, leggo tutto. C'era come... vedete tutte queste mappe, che da vedere sono molto carine. C'è tutta la morfologia, credo si chiami, dell'occhio. Tutte le parti dell'occhio, ogni parte dell'occhio, cioè prese forse anche dall'iridologia, che credo sia una scienza l'iridologia, però qua praticamente venivano mostrate delle immagini come queste, praticamente identiche, e vi diceva, sì, questo significa una cosa e questo un'altra cosa, ma che differenza c'è tra queste due immagini? Non si capisce, va bene. E poi vi diceva, vedete, immagini quasi tutte identiche, non cambia quasi niente, e voi dovevate capire però l'emisfero cerebrale cosa doveva fare, cosa pensava la persona, se fosse stato l'occhio, che tutte queste cose qua. E poi utilizzava queste parole, ora proprio non è che l'ho aperto volutamente, qua c'è scritto il colpo apoplettico. Ma quando leggevo sta roba dicevo, che figata, ammazza, io conosco il colpo apoplettico. E poi lo studiavo, vedete? È proprio sottolineato, sottolineato proprio, lo studiavo, vedevo, vedete? Qua, very important, very e. E vedete, se la palpebra sta sotto, allora significa qualcosa, che volontariamente ho rimosso tutta questa roba perché erano una marea di cavolate, secondo me. Vedete come erano fatte le ciglia? Chi cazzo è che c'ha le ciglia così? Cioè, scusate.
ma che cazzo, almeno il disegnatore è schizzato. Poi vedete le forme di sopracciglia, come capire il carattere, i problemi e tutta la roba terapeutica di qualcuno da come sono fatte le sopracciglia. Quindi se tu ti modifichi le sopracciglia, vabbè, insomma, tutte queste cose qua di fisionomica. Poi scoprì, chi ha gli occhi molto avvicinati dice che non capisce un cazzo, e va bene. Chi ha gli occhi molto lontani, praticamente una persona fedele e leale, quindi se nascete con gli occhi stretti siete fregati, che tradite, e che cavolo, ammazza che fortuna. E insomma tutte queste cose che io mi studiavo e cercavo di leggere negli altri, cercavo di capire. Questo è il primo libro su cui praticamente io ho posto l'attenzione per iniziare a capire gli altri. Cioè io ho preso questo libro perché volevo capire gli altri, capire se mi mentivano, capire se praticamente avevano un problema, avevano una necessità. Volevo capire gli altri, volevo avere una visione magica, cioè come per magia, all'interno della persona, della mente, delle esigenze, della vita della persona, per estrapolare informazioni utili o anche per curiosità, ok? Purtroppo questo libro non mi ha aiutato, anzi io andavo a leggere gli occhi in giro alle persone, così gli amici, cercavo di capire, e poi non corrispondeva niente, non mi è mai stato utile, infatti non lo consiglio assolutamente. Poi, e questo libro che ero fissato mettevo le date, vedete? Adesso lo so, faccio vedere un lato mio. 13 aprile 1997, e l'avevo anche praticamente firmato Alex, e me l'ero anche dedicato, to myself, quindi lo so, sono un po' schizzato, però è così. E avevo scritto anche in quale libreria l'avevo comprato. Quindi quando mi chiedete ma dove hai studiato il linguaggio del corpo, queste cose, beh ragazzi, ho iniziato il 13 aprile, quando era nel 1997, è praticamente 20 anni, quindi quando mi dite fammi vedere il diplomino che hai fatto quando hai fatto quel corso di 2 giorni, beh ragazzi, una persona che studia 20 anni una cosa, non gli potete chiedere il diplomino di cosa ha studiato in 12 ore, cioè ragazzi, anche perché non ve lo faccio vedere, perché queste cose le ho superate tutte, perché dopo 20 anni la roba ti esce dalla testa, non hai bisogno di inserirla. Quindi dove ho studiato in tutto quello che esisteva, che ho trovato, perché ho acquistato tutto quello che esisteva, l'ho applicato ogni giorno nella vita e ho visto i risultati, e anche di ciò che non funzionava, come quei libri. Lì ci saranno 600 pagine di roba, anche più, praticamente 750-800 pagine, tutte praticamente inutili, non c'è manco una cosa vera, ok? Forse soltanto la visione periferica, che quando sei stressato si riduce, forse è l'unica cosa vera in 800 pagine di libri. Quindi quando mi chiedete fammi vedere il diploma, che corso hai fatto, da chi ti sei formato, ragazzi, basta con queste domande qua, perché praticamente le cose che voi trovate in giro io le ho lette, studiate, applicate e superate, nel senso che ho visto che i tre quarti non funzionavano. Quindi adesso non voglio vantarmi, nel senso non c'è niente di cui vantarsi, perché ogni studioso studia tutto e poi praticamente per fare ricerca, cioè scusate, ogni ricercatore supera e va avanti, ma è quello che noi facciamo. Però questo per farvi dire. E allora, poi praticamente in quel periodo, nel 1997-98, volevo diventare rappresentante d'istituto. E qua c'è il mio vero miglioramento. Ho fatto dei volantini, grazie a mio cugino che tra l'altro saluto, abbiamo tappezzato la scuola, ho tappezzato insomma la scuola, ma anche con i suoi volantini grafici e quelli di un mio amico che ora per privacy non cito perché non ho il suo consenso, però stava nel mio condominio e veniva in classe con me. Abbiamo fatto questi volantini e ho vinto le elezioni, tra virgolette, no anzi senza virgolette, per fare il rappresentante d'istituto alle scuole superiori che al liceo che frequentavo. E quindi di cosa avevo bisogno? E da qui già derivano alcune delle mie prime tecniche. Avevo bisogno di saper parlare in pubblico, perché avevo una grande ansia, non avevo mai parlato in pubblico, avevo 17 anni, forse neanche compiuti, adesso ve lo dimostro. Praticamente
avevo bisogno di parlare in pubblico, quindi cosa ho fatto? Come mio solito, dato che non c'era nessuno che parlava in pubblico tra quelli che io conoscevo, è per questo che mi sono fatto un po' da me in questo campo, sono andato in libreria e ho cercato, nel settore, non so quale settore ci fosse, un libro adatto a me. E il libro era questo, Parlare in pubblico. È un libro che fondamentalmente dice dei concetti di base, vedete, è molto, diciamo così, disegnato, è molto tipo slide disegnata, però dava dei concetti di base, tipo non fissarti, non guardare troppo in basso, tieni la voce alta, preparati i discorsi, preparati a casa, farti una scaletta, non rompere troppo le palle, non dire parolacce, vabbè, poi questo ho peggiorato, tieni l'attenzione alta, insomma tutte queste cose qua. E qui vi parlo del 9 giugno 97. E qui c'è anche una dedica un po' schizzata, ve la faccio vedere perché devo farmi conoscere. Vedete? To myself from me, cioè a me stesso da me. Vabbè, Alex, e già mi firmavo Alex. Ok, quindi parlare in pubblico. Allora, io intanto questo credo che non esista più, il libro, non so neanche di chi è, che qua l'autore l'hanno omesso. Vabbè, comunque era la McGraw-Hill. Vedete ancora i computer come erano disegnati, cioè guardate. Sta roba adesso non la trovate neanche come navigatore, neanche come calcolatrice. E praticamente ho iniziato a leggere questo libro, questo l'ho letto proprio giorno e notte, me lo sono sbobinato durante l'estate perché io dovevo passare classe per classe a parlare, esporre il mio programma per essere eletto. E poi dovevo parlare di fronte a quasi 850 persone alle assemblee di istituto del mio liceo. E quindi qua ho iniziato davvero a parlare in pubblico e insomma a fare tutto quello che è stato il mio miglioramento. Addirittura, cosa che dovrete fare anche voi, che dovreste fare anche voi, mi ero in fondo a questo libro segnato la bibliografia, la lista di libri, vedete? Comunicare con efficacia, come condurre una riunione, come diventare un grande oratore, come convincere la gente, vedete che poi è iniziato così la comunicazione aziendale, saper presentare, insomma, parlare con confidenza, quindi in modo strong, vedete che tanto torniamo anche lì, e qui, insomma, avevo iniziato con qualcosa di buono, come libro non era male, ovviamente oggi è un pochino superato, però era fatto molto bene, quindi ringrazio questo libro che è stato il primo vero libro che mi ha avvicinato a quello che sono adesso, e parliamo del 97. Poi praticamente ho finito il liceo, sono andato avanti, ho lasciato per qualche anno questo studio diretto, proprio diretto, per 2-3 anni, poi ho ripreso tutto. E, anzi, praticamente ora, perché mi ricordavo un'altra data più recente, invece, va bene, io si vede che non ho lasciato tutto, non so, mi ricordavo strano, va bene, questo è il bello della diretta. Qua c'è un libro che segna l'ingresso nel mondo che ora esattamente tratto. Come sapete, comunicazione strategica, miglioramento personale, comunicazione non verbale, linguaggio persuasivo. E c'è il mio primo libro, per questo vi dico che non ho poi abbandonato, perché questo libro è del 6 dicembre 1998, Milano, perché mia madre è di Milano, quindi ho tutti i nonni e gli zii di Milano, e andavo su e... caspita, una libreria così grande come quella di Milano, che non so che libreria fosse, però comunque sia, nel 6 dicembre del 98, se non ci credete fate la prova, quella al carbonio, insomma, quanto è vecchio questo libro. Quindi nel 98, 6 dicembre 98, perché andavo su per Natale, io ho comprato il mio primo libro su leggere il linguaggio del corpo, di Alan Pease. Poi l'hanno fatte altre 20 versioni successiva a questa. Questo già era un libro abbastanza decente, che diceva qualcosa di concreto, di reale, di studiato, di... non che quello sul parlare in pubblico non lo fosse, però diciamo che era molto generico, quello che potrebbe dirvi vostro nonno sul parlare in pubblico, con rispetto verso l'autore, va bene. E
quindi da qui c'erano tutte le gestualità. Come vedete, nel 98, cosa che voi non fate neanche adesso, porca troia, dopo 20 anni quasi, io studiavo, sottolineavo, scrivevo, vedete, punto 1, punto 2, questo è più importante, vedete, anche le cazzate, palme, per palmi aperti, no? Sincerità, vabbè, questa interpretazione, infatti non ve lo consiglio, non vi consiglio neanche questo libro, perché uno che sta con le palme aperte mostra sincerità, cioè magari vuol mostrare sincerità ma poi dice una cazzata, quindi non vi serve più a più di tanto. Vedete, comunque lo studiavo bene. Vedete, su un'immagine praticamente banale e inutile io ci facevo proprio uno studio scientifico. E quindi da dove ho preso tutto quello che so? Da queste cose qui. Poi sono andato avanti, ho letto altri libri, PNL, psicologia analogica, assertività, adesso tutto quello che voi trovate, cercate, ipnosi, persuasione, seduzione, tutto quello che trovavo, compravo, nonché, cioè non è che ero miliardario, però a volte si fotocopiavano i libri, c'è una pila così, insomma, di un metro di fotocopie, di appunti. Poi è arrivato internet, i blog, i forum, mi frequentavo con tutte le altre persone, praticamente ci facevamo incontri notturni, facevamo un sacco di altre cose che magari vi spiegherò in altri video, però le mie basi number one, cioè proprio da zero, sono iniziate con questo e con l'applicazione, con lo studio quotidiano. Perché? Perché allora tutti i corsi che ci stanno adesso non c'erano, a malapena che c'erano questi libri. Come vedete, l'unico libro decente relativo anche a quello che faccio adesso, sono dovuto andare a Milano, che era come l'America italiana al tempo, e forse anche adesso, in una libreria particolare, perché nella mia città neanche c'erano. Io sto a Perugia, non è che sto in Wyoming, cioè mica sto in Burundi. Quindi ecco, io ho iniziato così. Queste sono state proprio le basi, perché avevo proprio una curiosità, una passione profonda per queste cose. Quindi vi assicuro che quando vi parlo di qualcosa so di cosa parlo. Va bene, dopo tutta questa rassegna di cazzi miei, che magari a voi non ve ne frega niente, però a me piace mostrarvi anche chi sono quando vi servite di me, da dove provengo, cosa ho fatto, se ho una competenza oppure no, se ho esperienza oppure no. Va bene, per questo video è tutto, vi lascio agli altri video, fatemi pure domande, fatemi, scrivete sotto, scrivetemi privatamente, fate tutto quello che volete, mettetemi un mi piace, così questo video ha più visibilità, iscrivetevi al canale, condividetelo magari anche per far sapere, vabbè, condividetelo, non so se volete condividerlo, perché magari sono cose che non so a chi potrebbero interessare, però se non a chi mi segue eccetera, o chi vuole qualche servizio, qualche consulenza da me, però magari per far vedere anche come fare un percorso, come iniziare da soli senza che nessuno ti spinga in un settore, perché a me non mi ha spinto nessuno in questo settore, quindi come poter realizzare ciò che volete con le vostre forze, con le vostre passioni, differenziarvi, avere una vostra prospettiva per raggiungere ciò che volete, non sempre copiare qualche stronzo intorno a voi che fa qualcosa, ok? Quindi con tutta la mia passione ed esperienza e amore per questo mio lavoro e mio hobby, che praticamente è hobby, passione, lavoro, eccetera, è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Alex Onofri.